abbiamo ascoltato i cantanti nazionali come Mina, Caterina Caselli e Mastro Ranieri. Credetemi, è stato difficile scegliere tra gli anni 60, perché gli anni 60 è stato un periodo molto ricco di artisti, di cantanti che ancora oggi sono sull'onda della musica. Ma passiamo alla nostra rubrica. Oggi mi trovo qui nello studio di Orazio Pafumi, che a momenti chiamerò, per dedicare i 3 più 3, la mia rubrica è 3 più 3. Tre volti, tre voci. Naturalmente qui si parla delle voci nostre, quelle siciliane, quelle catanesi, quelle voci che, accadetemi, potrebbero andare sul programma nazionale. Purtroppo la Sicilia è un po' priva di queste cose qui. Questa sera io chiamerò qui con me Orazio Pafumi e metterò un video del suo ultimo CD, La Donna Perfetta. Però ci sarà poi Vittorio Denaro con E Mi Hai Toccato il Cuore e ancora Andrea Giordano con una canzone bellissima che ha scritto lui. Ma adesso basta con le parole, passiamo subito all'intervista con Orazio Pafumi. Orazio! Ciao Orazio! Salve! Ciao a tutti! Ciao. Un bacio io! Ciao! Orazio, io ho il piacere di averti qui ospite con me nel tuo studio, tra le altre cose, però sei ospite nostro perché questo programma andrà su YouTube, su Facebook, ma anche su Radio Librino Web, una radio molto importante che con l'associazione Ollus fa qualcosa per questi giovani cantanti. Io volevo chiederti questo, tu hai scritto e cantato La Donna Perfetta, vuoi raccontarci qualcosa o anche di altri brani? La Donna Perfetta è un brano che uscirà nel mio prossimo album, penso che tra un 3-4 settimane uscirà. È una canzone che ho scritto io, italiana, e con questa canzone mi ha permesso di andare a un festival nazionale dove eravamo in 12.000, rimasti 200. È stata una bella selezione. Mi è censurato da un anno questo festival. Diciamo anche, stai facendo un film con Ivan De Curtis, una parte in cui sei un grande mio amico che mi tradisce. Diciamo anche che siamo reduci di uno spettacolo musicale che abbiamo fatto l'altra sera, sì, vicino alla pescheria, quindi Piazza Duomo, Catania, ragazzi, una strada bellissima, una piazza abbastanza piena e che purtroppo la pioggia ci ha baciati, ma col tempo non si può fare nulla. Ma io posso dire una cosa, amici, io ho assistito anche a concerti di personaggi molto importanti come la Pausini e altri, hanno cantato sotto la pioggia. Bene, questo individuo, questo signore, ha cantato sotto la pioggia. E non lo so quanti sarebbero capaci di poterlo fare. La cosa è anche stare, ringrazio tutti i miei fans che sono rimasti lì. Sì, questo mi ha colpito molto. Infatti. Anche con la pioggia sono rimasti lì. Infatti la pioggia non ha fatto, come dire, intimorire nessuno. Hanno ascoltato, lo spettacolo è andato bene, 2 ore di spettacolo mi sembra una cosa sufficiente. E il video è su Facebook e su YouTube. Naturalmente nel video vedete cantare solo lui, gli altri no, per motivi di tempo abbiamo dovuto tagliare. Ma solo per adesso. Mi sembra che è giusto passare la linea alla regia e che mettono questo tuo ultimo successo. Dunque, allora diciamolo assieme, signore e signori, Orazio Pafumi in La Donna Perfetta. Sei tu. A dopo. Ok, tutti che si impara. Thank you.
perfetta per sempre io avrò, solo se un giorno ti troverò. Thank you.
che brividi indogori, quella storia sfortunata, l'amicizia che diventa amore poi. Poi finisce all'improvviso, forse è Dio che l'ha deciso, ma dorega pizzo cuore l'anima. E diventa sentimento, tutto quasi surreale, una storia fatta solo per metà. Sbagliando, ma se amare un grande errore, amerò facendo male, ma lo rinda chi sto cuore, giusto che te ne sia andata, non mi arrenderò così. Nelle tue pazze farò, e ti guardo nei miei sogni, sogni e basta è la realtà. Ora mi fa male dentro, entro solo lacrime, vorrei asciugarle e dire non te voglio più, ma sarebbe una bugia. Una lettera sul cuore, poche righe, mille storie, sera sotto casa tua. Penso a te che fai l'amore con un pazzo scatenato, bianco sul cuscino penso a te con lui. E diventa sentimento, tutto quasi surreale, storia fatta solo per metà. Sono io che sto sbagliando, ma se amare un grande errore, amerò facendo male, ma lo rinda chi sto cuore, giusto che te ne sia andata, non mi arrenderò così. Male dentro, entro solo lacrime, vorrei asciugarle e dire non te voglio più, ma sarebbe una bugia. Ebbene amici, anche quest'altra puntata è finita. Gli anni 60 ci salutano con i nostri big nazionali e i nostri big catanesi siciliani. Vi do appuntamento alla prossima puntata con gli anni 70. Vedremo chi potrò scegliere da farvi ascoltare. Io spero di scegliere sempre gli artisti che poi sono tutti quanti bravi, tra le altre cose. Gli artisti che incontrano anche i vostri gusti. Se non lo faccio, scusatemi, ma sono così tanti ed è così difficile, credetemi, scegliere tra tante bravi cantanti che a volte mi confondo. Comunque, ciao. Grazie per l'attenzione, grazie per averci scelto. Voglio salutare Radio Librino Web, l'associazione Onlus Icigno, che si prodiga ad aiutare a fare spettacoli. Spero che in quest'estate faremo qualcosa di più bello. E a tutti quanti voi amici che siete qui con noi, che ci avete ascoltato e avete scelto il nostro programma. Ciao, grazie e alla prossima con gli anni 70. Un abbraccio. Ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi.
niente.